Ciao ragazzi, io sono Enzo Attoli e bentornati su Crisis Core. Ragazzi, prima di iniziare devo aggiornarvi di una cosa. Io la seconda puntata l'avevo quasi del tutto registrata, ma ho dovuto interromperla perché mi sono reso conto che durava tantissimo. Più, molto, molto più di un'ora. Perché va bene che è una parte di storia che ha parecchie cose, ma in modalità difficile i nemici, anche quelli comuni, hanno molta più vita e per buttarli giù devi spendere molto più tempo. I boss hanno ancora più vita. Quindi che succede? Che praticamente il gameplay ne risente. Diventa pesante e frustrante e non ho voglia di fare troppi tagli, non so se in futuro li farò, ma non mi va di incominciare a fare tanti tanti tagli perché in questa puntata che avevo registrato c'erano troppi, tantissimi da fare. Quindi mi sono trovato costretto a ricominciare il gioco in modalità normale e ad arrivare al punto dove eravamo arrivati in modalità normale. L'ho fatto per il bene del gameplay. Non perché magari pensiate che io non sia capace di affrontare questa modalità, anzi, stavo giocando benissimo, avevo soltanto perso contro un boss una volta sola, ma non è questo il discorso che difficoltà maggiore, più vita per i nemici, più lungo. Mi sono reso conto che è più una challenge, una sfida questa. Io l'avevo giocata in modalità difficile, ma molti anni fa e non mi ricordavo che ti facesse sprecare così tempo. Quindi ho dovuto fare una scelta. Potevo benissimo ricominciare tutto da capo in modalità normale e non rendere pubblica la prima puntata, dato che avevo già stavo registrando le puntate prima di fare il vlog. Quindi, ma preferisco essere sincero con voi e dirvi come stanno le cose. Quindi adesso continueremo da dove ci eravamo fermati nella puntata precedente, solo che saremo in modalità normale. I nemici muoiono con un tempo minore, ma la sfida c'è comunque. Spero possiate comprendere questa cosa qui e vi ringrazio tantissimo. Dunque, ho lasciato le cose pari pari identiche come eravamo. Infatti adesso mi equipaggerò quell'accessorio che non avevo equipaggiato precedentemente, ovvero la banda di bronzo che mi dà un aumento degli HP di 58. Per il resto, per quanto riguarda gli oggetti, come siamo messi, direi che forse comprarci un etere non è male. Anzi, due eteri, perfetto. A posto, non abbiamo altro. Possiamo continuare e grazie ancora. Vediamo prima di parlare con Angel se il direttore della SWAT deve dire qualcosa o no. Ti occuperai dell'incarico che era stato assegnato a Genesis. Raggiungi Wutai quando hai terminato tutti i preparativi necessari. Benissimo. Parliamo con Angel. Dobbiamo partire per Wutai tra poco. Sei pronto? Sono pronto. I'll be joining you as well. I'm counting on you. Sir! By the way, what is your dream? To become first? Is it? No. To become a hero. Ah, good. Unattainable dreams of the best kind. Thanks. Dai, monte da. Forte tumbling e poco più avanti. Affrettiamoci, l'unità B è in attesa. Nemici di Wutai. Voi due, identificatevi. Ci penso io. Activating combat mode. Questi sono i nemici, i miliziani della popolazione Wutai che ce l'hanno contro la Shinra. Conflict resolved. Avanti il prossimo. Calmati, Zack.
Possibile. Lui è ormai un treno. Il direttore sta osservando, vero? Devo fare una bella impressione. Zack. Sai cosa sono le acci del mele? No. Cosa sono? Incredibile. Come fai a non conoscere le acci del mele? Non diventerai mai un primo di questo passo. Aspetta. Cosa sono le acci del mele? Adesso praticamente Zack è traumatizzato perché pensava che fosse qualcosa per passare l'esame. La camera qui trema tantissimo. Activating combat mode. Later. Conflict resolved. Ecco qui i combattimenti, diciamo che dovrebbero essere tipo combattimenti casuali, ma non lo sono. Praticamente sono abbastanza prevedibili. Basta fare un percorso dritto e poi fermarsi davanti a un'area un po' più grande e si capisce che gli partirà uno scontro. Si possono anche evitare certi scontri camminando lungo i bordi della mappa, ma è meglio evitare, perché così si hanno più probabilità di crescere di livello. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Qui abbiamo un soldato con una divisa diversa. Un po' più forte e un po' più resistente. Conflict resolved. So Angeal, what's the deal with dumb apples? The official name is Benora White. The trees bear fruit at random times during the year. Because of that, the townspeople affectionately call them dumb apples. The local farms had plenty of them to spare. Oh, really? So you stole them? We were poor, Zack. Nice excuse. But even then, I had my honor. The largest Benora White tree grew on a wealthy man's estate. It was rumored that those apples tasted the best. But I never stole from that tree because the wealthy man's son was my friend. If he was a friend, you should have just asked for some. Honor can be quite a burden at times. And what exactly does this have to do with me? No story is not worth hearing. What? That's it? Yeah, well, thanks a lot. Non c'entrava nulla con l'esame di soldi in prima classe. L'ha preso un po' per il culo. Cioè, gli ha raccontato una storia interessante, però non aveva nulla a che fare con i soldi. E Zane c'è cascato. Posta. Spontabilità Soldier da parte di Azad. Membri di Soldier, vi ringrazio per il vostro grande impegno al giornaliero. Come ben sapete, un gran numero dei nostri compagni ci ha abbandonato. All'interno della compagnia si sta diffondendo il timore che tutto questo porterà a un declino delle capacità di combattimento di Soldier. Tuttavia, questa pressione è anche l'occasione perfetta per dimostrare quanto siamo indispensabili come piccolo gruppo d'elite. Spero che sfrutterete questa missione con la quale porremo fine alla guerra con Wutai per dare il meglio di voi stessi e dimostrare il vostro valore. La guerra che c'è tra Wutai e Shinra è perché la Shinra vuole estrarre il minerale, il Mako, dai villaggi Wutai. I Wutai non vedono buona questa cosa qui, la vedono come uno sfruttamento da parte della Shinra e si sono opposti. E questo ha creato delle guerre tra Shinra e Wutai, come quella di adesso che stiamo affrontando. Salviamo. Proseguiamo.
B unit will set off an explosion. That's our cue. The diversion will allow us to infiltrate. Right. I'll set the bomb inside the fortress. You'll charge the front gate and... Uh-huh. And? Indulge yourself. You got it. That's what I do best. Ah, come on, B-Unit. You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste? Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. You're serious, aren't you? Yeah. I can be pretty cheap. Yeah, no kidding. Begin mission. Le emozioni intense hanno influenzato l'OMD, i discorsi di Angela hanno influenzato le emozioni di Zack. Vedremo l'OMD attivarsi spesso, probabilmente. E dopo questo salto pirotecnico da parte di Zack per saltare Maiola, che conosce Spuglio, iniziamo ad infiltrarci. Nessuno oltrepasserà a questo punto, il nemico è da solo, annientatelo! Facciamo un po' di spolverate. Vieni qui. Facciamo un bel blizzard per buttarne giù. Sì. Non penso sia buono, dato che si muove in continuazione con delle formiche. Perfetto, buttiamo giù. Vediamo. Perfetto, gli attacchi rotatori di Zack prendono più nemici. Vediamo se riusciamo a fare un blizzard. Perfetto, abbiamo rinato un bel po'. No, questa no. No, proprio come delle formiche. Non si perde. Ok. Vediamo se possiamo anche... Perfetto. Fire. Dovrebbero aiutarci le mani. Che non si fermano! Guardali! Fermati! Facci un cambio! Ok, ricarichiamoci. Adesso avviciniamoci e vediamo un pochettino questo passato con il laser. Ok. Perfetto. Complete resolved. Devo liberare la zona. Alla grande, è stata una passeggiata. Zack non è proprio il massimo dello stealth. Il nemico attacca e risolge. No, lasciatelo passare. C'è bisogno di fare l'inizio per sbagliare. Sei riuscito a entrare nella fortezza? È stata una passeggiata, avrei voluto farlo ben dato. Non abbassare la guardia. Pare che Mutai abbia grossi mostri per combattere contro Soldier. Dovrebbero essere da qualche parte dentro Forte Tappi. Se i minimi penso che mi promuoveranno a primo? Dipende dalla qualità del tuo lavoro. Il tuo compito principale è attirare l'attenzione delle truppe Mutai. Fallo e il direttore ti darà una buona valutazione. Non c'è problema, vedrai. Seguissimo di sé. Assalto a Forte Tappi.
Sconfiggi i più nemici possibili prima di raggiungere l'area centrale per fare una buona impressione sul direttore Lazard. Dobbiamo riempire tutte quelle stelline della valutazione. Beh, ci sono anche degli oggetti importanti da prendere. Avanziamo lungo questo percorso e incontreremo i nostri primi ostacoli. Ecco. Qua nel frattempo le stelline si riempiono, insomma qui c'erano dei percorsi da fare alternativi che ti permettono di prendere le stelline. Ecco, il nuovo mostro. Basta Activating combat mode. colpire l'aria e prendere subito dalle scatole. No, mi spiace. Attenzione. Vediamo se riusciamo a fare, ecco, il primo attacco. Ah, non Complete resolved. è stato possibile, purtroppo. Activating combat mode. Avanziamo. Non sbaglio, qui c'era una porta segreta che si apriva quando... questo di qua. Activating combat mode. Conflict resolved. Questi sono scontri molto facili. Anche in modalità difficile lo erano. Soltanto che i nemici lì hanno molta più vita, ci fanno perdere più tempo. Attacca se ne hai il coraggio, fece di solito. Cadrai per mano nostra. Dove è finito? Tutto si sconcia proprio. Activating combat mode. Conflict resolved. Sono la salvia. Sembra che le truppe nemiche si nascondano ovunque. Questa fortezza è un obiettivo ben difeso. Pare proprio di sì. Sono stato appena attaccato mentre controllavo un muro girevole. Potrebbero esserci altre tappe simili vicino agli altri muri. Procedi con cautela. Forse nemiche avvistare i muri vicino ai muri girevoli. Praticamente dobbiamo controllare dei muri poi più avanti. Una pozione. Guardate questo forziere, è messo fin troppo in maniera evidente. Una trappola abbastanza possibile. Vediamo un po' se riusciamo a fare la fase di modulazione. Oh, però 777, il 37, il jackpot fa aumentare di livello Zack. È una cosa randomica, ma se si affrontano continuamente i nemici succede spesso, con una buona frequenza. Quando succedono questi numeri, praticamente ci sono delle possibilità, se arriva un 37 Zack aumenta di livello. Se per esempio nell'OMD spuntano due numeri uguali, ovvero per esempio 1 e 1, verrà potenziata la materia che equivale a quel numero nell'equipaggiamento. Che voglio dire? In equipaggiamento noi abbiamo tre materie equipaggiate: Fira, Fire, Blizzard ed Energia, che corrispondono a tre numeri, 1, 2, 3. Se nella OMT spunta due volte 1, la prima materia, la materia equipaggiata come prima nell'equipaggiamento, aumenterà di un livello. Se dovesse uscire 2 volte 2, la seconda materia aumenterà di livello, diventerà più potente, quindi più grande, e quindi in questo caso Blizzard
se esce le volte 3 aumenta la terza pelle e così via, a seconda di quanti slot abbiamo, a seconda delle magie che abbiamo negli slot, a seconda dei numeri che escono, le materie corrispondenti verranno potenziate. Se invece trovi tre numeri uguali che corrispondono a una materia equipaggiata, quella materia salirà di 2 livelli. Se invece spuntano 3-7, Zacca avrà l'aumento di livello in automatico. Questa è un'altra caratteristica dell'UVT. Bene, vediamo se qui si può passare. No. Qui dovrebbe esserci un muro girevole. C'è nessun muro girevole però, eh? Molto strano. Qui? Vediamo d'occhio la situazione. Qui dovrebbe esserci. Eccolo! Dobbiamo fare un video di tutto questo. Perfetto. Vediamoci. Allora, ovviamente è qua. Non mi preso. Perfetto. Risolto. Qui c'è un oggetto, ma ci sono due amici ovviamente. Nope. Adesso mi dispiace. Poi tu. E fuori. A posto. Oggettino. Enter per uno. Muro girevole. Azz. Fondato, eh? Non preoccupatevi. È colpo critico. Oddio, ho scritto di me. Allora, qui non c'è altro. No. Qui dovrebbe esserci, l'ho visto, un oggetto nascosto. Gran pozione. Come siamo messi? Devi usare un etere in sicurezza. Perfetto. Dobbiamo resistere. Fanno un po' bene puntare. Caricate, puntate fuoco! Questo è il capolino, soldier. I rinforzi stanno arrivando, non te la caverai. Che si fa? Se si carica, si fa bella figura con la SAR ed è una stellina in più. Gente, vieni da questa parte! Non esitate, attaccate! Arrivederci! Maledizione! Come dire, sei rimasto solo. Lunga vita a puntare. Allora, vediamo un attimo perché forse qui c'è un muro girevole. Esatto. Aspettavo. Non mi voglio essere in mezzo subito questi. Senza perdere troppo tempo. No! Questo è comunque. Ok. Ah, questo. Si può riaprire? Qua torniamo di nuovo al punto di prima, ci manca solo una stellina e abbiamo completato la valutazione di Vasade. Così facciamo bella figura per la promozione. C'è un oggetto. Ok. Scusi? Non mi piace, mi dispiace. Va bene. Arrivederci. Tutte stelle adesso.
Ben fatto, Zack. Forte Dublin è il nostro. Pensavo che avesse solo attivato la loro attenzione. Devo avere impressionante, lo ammetto. I tuoi risultati finora sono molto soddisfacenti. Procedi verso il prossimo obiettivo. L'assalto Forte Dublin è completo. Abbiamo fatto al 100% il nostro dovere. Perfetto, possiamo procedere. Quella deve essere l'area centrale. Bene. Prima di procedere, esploriamo un po'. Activating combat mode. Ho preso uno. Oh yeah! Conflict resolved. Usiamo energia. Perché piace un poco. Dovrebbe esserci uno. C'è telecamera. 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 Ok, posto. Sto qui. Activating combat. Ma c'è. Non ti permetto. Later. Conflict resolved. Gran pozione. Posta. Citazioni in Butai. Abbiamo ricevuto rapporti dai reparti di sicurezza e soldi sullo stato della guerra con Butai. Le trattative con Butai per risolvere la lunga disputa sull'estrazione di Mako nella regione proseguono da anni. Tuttavia, il rifiuto di collaborare da parte di Butai è causa di crescenti tensioni, quello che avevo detto prima. Con l'obiettivo di sbloccare la situazione, abbiamo deciso di riprendere l'azione militare. Una forza speciale di attacco di piccole dimensioni è stata mobilitata con l'obiettivo di contenere il più possibile le dimensioni dell'operazione. Shinra non si arrende e vuole a tutti i costi il Mako di Butai. E Butai non è d'accordo. Questa operazione, direi che hanno pure ragione. Orecchino, credo che questo equipaggiamento metterò subito, che aumenta la potenza delle magie. Perfetto. Ora io mi ricordo che qui c'era una cosa extra. Ecco, esaminando questa statua si attiva una piccola cazzo. E questo cos'è? Quello è il dio guardiano di Butai, Levita. Siamo la crescente, l'unità di elite dell'esercito di Butai. La chiamo l'ira di Levita e puniamo i nemici di Butai. La nostra amata terra è stata brutalmente saccheggiata dalla Shinra. Dicevano che la vita degli abitanti sarebbe migliorata se avessimo trattato il Mako qui. Ma voi ci avete attaccato senza nemmeno lasciarci il tempo di spiegare. Cosa sai del nostro dolore? La Shinra è stata solo fonte di paura e oppressione per i poveri abitanti di Butai. Vorrei chiederti un'ultima cosa. Ti senti realizzato nell'usare il tuo immenso potere per servire un'organizzazione malvagia come la Shinra? Torturare degli innocenti ti riempie di gioia? Non è quello che io... Se c'è del rimorso nel tuo cuore, spiega il tuo corpo uniti alla nostra causa. Sono cattivi questi Butai. Ovviamente non possiamo pagarti altrettanto, ma potrai usare la tua forza nel nome della giustizia. Giustizia, davvero così? È così orribile offrire il Mako alle persone per migliorare la loro vita? Non lo so. Ho scelto di servire la Shinra. Devo far fede a un giuramento, qualsiasi cosa accada. Sono stato uno stolto a pensare che si potesse ragionare con un malvagio come te. Per un agente di Butai perdere la nostra terra equivale a perdere le nostre vite. Quindi devo eliminarti. È l'ultimo servizio che offro alla mia patria. Assaggerai il mira di Butai. Activating combat mode. Non sono più resistenti. Si vede che sono delle guardie di vita.
critico. Adesso va anche. Perché non finisce? Non so, forse non sono dell'umore giusto. Non daremo tregua alla scena finché avremo vita. Lo giuro, un giorno con la tua testa. Vabbè, ti aspetto. Zack forse ignora alcune cose della scena che non conosce appunto. Salviamo la partita. Perfetto. Procediamo. 1. Evita l'addestramento inutile. 2. Proteggi l'unità a tutti i costi. 3. I brutti vizi soldier della scena devono essere puniti. Chi sei? Sono la più grande guerriera di Wutai, dovrai battermi se vuoi proseguire. Una ragazzina. Eh sì, lei è Yuffie, chi ha giocato a Fantasy VII l'ha riconosciuta subito. Non dovresti giocare qui, è pericoloso, torna a casa dai tuoi genitori. Fai tu a tornare a casa. Se insisti a voler proseguire ti ritroverai a dover combattere. Niente. Credo, che cosa faccio? Wow, pum, bam, prendi questo, ti muore. Lui, no, mi arrendo. Ecco, se impari a metterti contro di me, ho riportato ancora una volta la pace a Wutai. Forse è così facile. A posto, Yuffie. Arrivederci. Certo che ne ha di energia. Direi che ora di mettersi al lavoro. Dopo questo piccolo intervallo procediamo. Arena. Immagino che voi siate i mostri antisoldier di cui ho sentito parlare. Sì. E non aspettano altro di attaccarci. Meglio subito curarsi. Sono molto lenti, ma molto forti. Voglio sottovalutarli. Possiamo usare qualche blizzard per questo. Massima rivelazione. Ok, ancora non avete visto un vero e proprio attacco, però vi faccio vedere intanto quello che succede. Here we go! Go, go, go! Quando non c'è un personaggio ancora diciamo sbloccato, Zack fa il multi-fantastico. Ok, questa sagoma più o meno forse l'avete visto. Cerchiamo di eliminare prima quello bronzo. No, meglio allontanarci un poco. Cosa vuoi fare? Contro di lui? Nope. Lisa? Non di lui. Però è confuso quello. NG, ok, dai. Non si di cosa. No, che schifo, dai, dai. Ok, prima abbiamo fatto un po'. Penso del secondo. Ok.
Ma dai! Vabbè, almeno avevo potenziato Fire. Vabbè. Seconda classe Soldier Zack, ancora una volta vittorioso. Bel lavoro, ora vattene da lì in fretta, mancano solo 5 minuti all'esplosione. Perfetto. Ricevuto. Director Lizard, are you watching? Gotta move! No time to play! That's one more you owe me. You lost your focus. Yeah. Oh, sorry if your sword got any wear, tear, or rust on it. You're a little more important than my sword. But just a little. Thanks. C'è un'ottima amicizia tra i due. Non è soltanto un tutore allievo. Scusate per l'attesa, non sono abituato ad essere sul campo. Doveva venire per forza. Questa operazione porrà fine alla guerra. Voglio assicurarmi che tutto vada per il meglio. Seconda classe Soldier Zack. Signore, ti sei comportato egregiamente a Forte Tumbling, l'ho visto con i miei occhi. La mia valutazione è: questo è quando noi completiamo la missione di tutte quelle stelline. Siccome le abbiamo prese tutte, ci hai liberato di molti nemici, sei andato oltre le mie aspettative. Continua così e il giorno che diventerai prima classe sarà sempre più vicino. E comincia a fare squat. Hai ragione, Jill, è molto promettente. E questo è solo l'inizio. Ti confesso che quando me l'hai raccomandato inizialmente sei tanto. Pensavo che fosse solo bravo a fare i piegamenti sulle gambe. Infatti. Quando finisce? Il premio per aver completato la missione. Ora muoviamoci. Sergio ti sta aspettando. Sergio, l'eroe di Soldier. Evviva, incontrerò un bel eroe. Per lui è il massimo. Questi non sembrano putai. Le emozioni intense hanno influenzato due MD. Activating combat mode. Ok. Eliminiamo questi qui. Sergio. Concentrate. I'm feeling it. Questo è l'attacco di Sephiroth, lotta corpo. Che Zack copia e lo fa a sé. Ma se fosse tipo uno Sharingan, diciamo. Zack, datti una mossa. Altri nemici. Porta il direttore al sicuro. E poi contatta Sephiroth. Non
c'è bisogno. Ma Zack basta e avanza. Shinji ha molta fiducia in noi. Zack, ora andate, mi segue il direttore. Grazie, ce lo sta bene, direttore Lazar. Sono al sicuro ora, Zack. Vado ad evitare il giro. D'accordo. Perfetto, andiamo. Bene. Ok. Salviamo la partita. A posto. Procediamo. Sto arrivando in giro. And Jill! What? These guys aren't Wutai troops. Dove ci troviamo? A summit! Who called it out? Invocazione, la prima. Activating combat mode. Benvenuto. Non per un scale, Infatti è molto debole a Blizzard. Quindi però se aspetta, fermo, meglio ricaricarsi immediatamente. Non è preso, mi dispiace. Ok, senti, dammi un bel attacco, come l'ho detto, grazie. Mi dispiace, ma non ha esperienza contro soldier di seconda classe convinto. Sai che ci sei morto, eh? Non ancora? Ah, stacca. Ok. Intenso il punto giusto. Però non voltare le spalle, sai. Genesis. The missing soldier first class? They're identical. A Genesis copy. Copy? A human copy? Where's Angeal? I thought he was fighting around here. So he's gone too. What? Wait, what does that mean? It means Angeal has betrayed us as well. No way! I know what kind of guy Angeal is, and he'd never do that.
Angeal wouldn't betray us. Never! Già. Chissà cosa è successo in giro. Cribbio, chi è in giro? Per quanto ancora batterà così la fiacca? È già un mese. E anche Sephiroth ha sbagliato tutto mettere in giro una strega di Genesis. Genesis è un disertore che ha portato con sé un gruppo di seconde e terze classi. Terza classe. Ha usato le sue copie per attaccarci. Angie non perdonerebbe mai una cosa del genere. Nessuno teneva al proprio onore di Soldier come lui. E lui. È tutto così complicato oggigiorno. Angie, torna con noi, ti prego. E Zack fa squat. Soldier second class. Zack? That would be me. Who is this? Director Lazard wants to see you. Go to the briefing room. Hey, wait! Who was that? Any word on Angeal? He hasn't contacted his family either. So what's this about? A new assignment. I want you to go to the hometown of our missing soldier first class, Genesis. Huh? According to the parents, they've had no contact with Genesis whatsoever. But they can't be trusted. Why? They're his family. I had already dispatched some staff, but we've lost contact. I want you to go and investigate. He will go with you. Son of the Turks. This job is looking really gloomy. Let me know when you're ready to go. Sang è stato aggiunto all'OMD. Pronto? Sì, sono Cancel. Hai letto la mia mail? Non ancora, leggerò più tardi. Sarai riunione, sai. Capisco. Possiamo parlare quando è finito? Sì. Se è questione di pochi minuti, non ho molto tempo. Sarò breve. Ti aspetto fuori dalla sala riunione. Cosa penso di Angeal? Sembra che tutti i prima classe soldier siano un po' strani. Penso che Angeal sia uno con la testa sulle spalle, diciamo la verità. Genesis non ha mai capito l'attività di gruppo, quindi Angeal è di fatto il leader spirituale di Soldier. Anche io lo rispetto molto e ti invidio perché lavori spesso con lui, così spesso con lui. Bene ragazzi, direi che la puntata è durata anche abbastanza. Come vi ho detto, in modalità difficile sarebbe durata ancora di più. È meglio impostarla così. Ai fini del gameplay è meglio. Vi ringrazio per essere stati qui, vi ringrazio anche per la comprensione e ci becchiamo al prossimo video. Un saluto da Enzo Attori.